In diretta dalla Cappella Domina Nostra trasmettiamo l'ora santa di adorazione eucaristica con i testi della Beata Pina Suriano. Thank you.
dal diario della Beata Pina Suliano. È la festa, o Gesù, del tuo vicario in terra, il nostro Santo Padre, il Papa. E proprio in questo giorno mi fai incontrare qualche cosa da poter offrire a te per la santificazione di questo Padre amoroso. È una rinuncia che tanto mi costa, poiché tanto diletto trovo nel prender parte alla festicciola che si suol fare in tutta l'azione cattolica. Ma tu mi inviti a rinunciarvi, parlando per bocca dei miei cari che mi impediscono di andare. Ed io, o Gesù buono, non faccio altro che piegare la mia volontà sottoponendola alla tua. Gesù, conservaci a lungo il Santo Padre, a bene e conforto dell'umana società. Fa che tutti lo amino e lo riconoscano, Padre, Pastore e Vice Cristo in terra. L'ultimo del mese mi fa leggermente pensare agli affari della mia anima. Qual è stato, o Gesù, il mio avanzamento spirituale? In quale virtù mi sono studiata di imitarti? Forse devo, o Gesù, come l'Apostolo Pietro, ripeterti: Signore, abbiamo lavorato tutta la notte senza poter prendere nulla. Sì, oh Gesù, purtroppo devo ripeterti così, poiché le mie continue ricadute non mi hanno fatto andare avanti. E se non ti dico che sono andata indietro, questo è stato proprio per te, poiché mi hai sempre mostrato l'amore immenso che mi porti. Gesù, concedimi la grazia di saperti imitare in tutto e per tutto, e potrò così dichiararmi veramente un tabernacolo vivente in cui tu realmente abiti e regni. Io sento il bisogno di invocare il tuo preziosissimo sangue, caro Gesù, di invocarlo su di me e su quanti amo in te e per te, affinché, lavati da questo sangue divino e purificatore, possiamo uscirne più fulgide e più degne del tuo cuore divino. Che non invano, o Gesù, il tuo sangue preziosissimo sia stato versato, ma che porti sempre più frutti di perfetta santità. O Gesù mio, Gesù buono, sono tua e voglio essere sempre più tua. Distaccami da tutto e da tutti, poiché tu lo sai che ancora sto attaccata a molte cose. Oggi, per esempio, quella lettera di risposta del mio venerato padre spirituale non doveva essere da me così ansiosamente attesa e non doveva arrecare tanta tristezza alla mia anima il non poterla avere subito, ma invece dovevo con tranquillità starmene al mio posto, aspettando tutto come se nulla fosse. Oh Gesù, quando mi farai arrivare a tale perfezione, a farmi calcolare nulla e niente le consolazioni che
che possono dare le cose di qua giù, a farmi essere una cosa con te, in modo che nessuna cosa io ami più di te. Mamma mia buona, Maria, a te mi affido.
Dal diario della Beata Pina Suliano, lettera scritta dalla giovane Pina a Padre Pio da Pietrelcina. Reverendissimo Padre Pio, è il desiderio ardente, l'amore grande per la mia vocazione che oggi mi spinge a venire verso la sua venerata persona, quindi amor mi muove che mi fa parlare. Sì, proprio così. Ma più che con la penna avrei voluto, o meglio, desiderato, venire costì e parlarle personalmente, esprimerle così, con più chiarezza, quanto il mio cuore desidera e quel che soffre per non essere ancora pagato. Spero quindi che, malgrado la mia incapacità e ignoranza, nello scrivere possa essere da lei, reverendissimo Padre Pio, compresa ed esaudita. All'età di circa 19 anni, e precisamente il giovedì santo del 1935, ho sentito forte e chiara la chiamata del Signore per la vita religiosa. Ne ho fatto discorso presso i miei di famiglia, ma la mia domanda non è stata ascoltata, anzi fu respinta e direi quasi annientata. Non per questo mi perdetti di coraggio, e tanto poco cessai dal pregare e dall'insistere per ottenere il desiderato consenso. Finalmente, dopo un periodo di 5 anni, passati nella lotta e nel dolore di ogni genere, i miei genitori si persuasero a farmi partire. E così entrai il 15 febbraio del 1940 tra le figlie di Sant'Anna. Breve però fu la mia felicità, 8 giorni appena, e dovetti uscire. Lo strazio dell'uscita fu ancora più grande di quanto avevo sofferto in quei 5 anni. Causa di questo mio ritorno a casa è stato un vizio al cuore, un problema cardiaco, che il dottore mi accusò nel farmi la visita. E quindi, essendo quell'istituto di vita attiva, la superiora credette opportuno avvisare i miei per venirmi a prendere. Certo lei, Padre Pio, comprenderà come sia stato amaro il calice che Gesù mi porse in quell'istante, ma pur non di meno dovetti berlo fino all'ultima stilla, e continuo purtroppo ad abbeverarmi in esso tuttora, ogni qualvolta Gesù me lo porge, ripetendo ad ogni minuto: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Devo però confessarle che non sempre riesco ad abbandonarmi completamente in Lui, e quindi il più delle volte il pensiero della mia vocazione mi getta nel più profondo abbattimento. Com'è doloroso sognare un ideale e non poterlo mai raggiungere, guardare ad una meta e non potervi mai arrivare. Quale strazio! Non si trovano parole adatte per esprimere la tortura di un cuore che soffre di non poter raggiungere la propria vocazione. Ma quello che maggiormente mi fa soffrire e impedisce ormai il mio ingresso in un altro istituto è nuovamente l'ostinazione dei miei genitori. Ormai sono passati altri 7 anni, pieni di grande difficoltà, di lotte, di sofferenze e di ogni più amara delusione,
ma la mia vocazione, invece di venir meno, si è andata sempre più rinforzando e risaldando. Che dirle poi dei molteplici rifiuti avuti in quasi ben 18 istituti, da che feci ritorno nel 40 fino ad oggi, non ho da prendere informazioni, girare molti istituti, affinché qualcuno avessi potuto essere accettato. Non le nascondo che durante questi miei giri, bussando di porta in porta, ho ricevuto sempre una negazione, un po' per l'età, avendo ora 30 anni compiuti, un po' per la mia salute. E quale amarezza non si gusta in simili rifiuti. Sembra a volte che il cuore si spezzi dal dolore. Eppure Gesù, mentre affligge, anche consola, dando la forza e l'amore necessario per poter andare avanti. Quindi, come le dicevo più innanzi, dopo 7 anni, ancora una volta quello che mi lega e che mi fa stare in mezzo al mondo è il consenso che i miei non vogliono darmi per la vita di clausura. Essi vorrebbero che sia un istituto, non di clausura, ma un po' più largo di regola, in modo che mi avessero al loro capezzale il punto di morte. Questo è il motivo per cui non si decidono a farmi partire, essendo io figlia unica. Ma d'altro canto, non posso però andare in un istituto di vita attiva, per il motivo che sopra ho accennato, cioè questo vizio al cuore. Quindi, per poter fare un simile passo, bisogna che lei, Reverendissimo Padre Pio, mi ottenga da Gesù la perfetta guarigione di questo mio male al cuore. Se però la volontà del Signore è quella che io resti con questo male al cuore e abbracci la vita contemplativa, oh, allora mi faccia la carità di illuminarmi con i suoi consigli. Ecco, o Reverendissimo Padre, il motivo per cui oggi vengo a lei. Ne ho sempre sentito parlare, ma non mi sono mai decisa a scriverle. Oggi forse è arrivato il momento in cui lei deve assieme con me fare dolce violenza al cuore di nostro Signore, affinché io possa ottenere dai miei genitori il desiderato consenso. E prima di chiudere questa mia lettera, sento il bisogno di comunicare un'altra mia grande richiesta. Si tratta quindi di un grosso peso che sento pesarmi nell'anima. E non sarò mai pace e felice finché Gesù non mi concede questa immensa grazia di scaricarmene, come ora le dirò. Si tratta di un sacerdote. Un sacerdote che si è allontanato dal retto sentiero ed è andato a finire nel più profondo abisso della perdizione. Questo giovane sacerdote è fratello del mio direttore spirituale. Lo vedevamo sempre acceso di zelo e di amore e le sue prediche conquistavano davvero i cuori. Ma quale fu lo strazio non solo del mio, ma anche di tutti coloro che lo conoscevano, il sentire la triste e dolorosa notizia della sua apostasia. Immagini, Reverendo Padre Pio, da quale forte dolore è stato trapassato il cuore del fratello suo sacerdote, cioè del mio direttore spirituale, nell'apprendere un sì doloroso fatto. Povero sacerdote, chissà che forti rimorsi avrà in certi momenti in cui vedrà i suoi enormi peccati, e intanto ne resta forse impedito a liberarsene, perché non c'è nessuno che lo aiuti. Il pensare le anime dei sacerdoti in pessime condizioni spirituali e morali mi sanguina il cuore e mi sento come immensamente responsabile
del loro progresso o del loro regresso nella vita spirituale. Io ho fatto la mia offerta di vittima per i sacerdoti. Sento in fondo al mio cuore una brama sempre più forte di diventare una piccola ostia che minuto per minuto possa e sappia offrirsi per la loro eterna salvezza e santificazione. Ma non le nascondo, Padre Pio, che sento il bisogno di un aiuto potente che faccia con me verso nostro Signore dolce violenza, e questo aiuto vengo a chiederlo a lei, veneratissimo e reverendissimo Padre. E nello scriverle, reverendissimo Padre Pio, sento come un'ispirazione. Le mando del denaro, onde lei possa celebrare una santa messa con questa intenzione. La prego, celebri questa messa per il ritorno a Dio di questo sacerdote. Sarebbe mio desiderio ricevere da lei qualche parolina consolante che mi assicuri che ciò che ho manifestato in questa mia sarò esaudita oppure no. Come pure ansiosamente aspetto un santo suo consiglio che mi faccia, per come le dissi fin da principio, spiccare il volo verso il mio santo ideale. Con ansia nel cuore e la preghiera sulle labbra, caro Padre, attenderò una sua risposta. Voglia intanto benedire tutte le mie intenzioni e le persone a me care, prostrate in spirito dinanzi la sua venerata persona, le chiedo insistentemente quanto il mio cuore desidera, implorando per me e per tutti la sua paterna e santa benedizione. In Gesù mi dico devotissima Pina Suriano. Non ci sarà alcuna risposta da parte di Padre Pio.
dal diario della Beata Pina Suviana. Sono stata messa alla porta del convento e anche in famiglia non mi voglio. Gesù, riassa dalla sete della vita religiosa, desiderosa di essere tua sposa, perché me ne vedo allontanata? 8 giorni di felicità, ma ora, ritornata a casa, chissà dire, il mio martirio lento e straziante e le cocenti lacrime divorate nel silenzio. L'anima mia sanguina, può sanguinare l'anima? Sì, con un martirio più doloroso di quello fisico. L'anima mia è in preda ad un dolore estremo. La vita religiosa, il chiostro, era stato per me il sospiro più ardente, l'ideale verso il quale tutto orientavo, è sparito, così come un sogno fugge come le ombre inseguite dal sole. Abbandonata alla tua adorabile volontà, fa, o Gesù, che nessun lamento sfugga mai dalla mia bocca. Ma quale vera colomba senza fiele, col sorriso sulle labbra, io sappia accostare la bocca al calice che mi offri per la santificazione dei sacerdoti. Togli a me e dà a loro, a me tutta l'amarezza, a loro tutta la santità. Ritornata in seno alla mia famiglia, o Signore, fa che io viva una vita di sacrifici e che soprattutto con lo strazio nel cuore e la suavità sul volto possa nascondere la mia pena e, stretta con te alla croce, con te soffra in silenzio. Concedimelo, o mio unico amore, certe pene interne non hanno però parole. Tutti hanno paura del dolore e tutti lo fuggono, ma occorrerebbe ricordare ciò che diceva la beata Caterina Emmerich. Io credo che ogni dolore sia prodotto da un disegno particolare di Dio, o il segno di un errore personale o di un fatto di altri che il sofferente, cosciente o no, è obbligato ad espiare. Il dolore, quindi, è per tutti una riparazione, un'espiazione. Espiare una colpa propria è opera di giustizia. Espiare una colpa non propria è un dono, un'opera di carità. E la carità è amore. Niente ci appartiene quanto il dolore. Il sangue, il cuore, la vita non sono nostri come nostro è il dolore. Un poeta scriveva: Signore, io voglio soffrire come sempre ho sofferto, giorno per giorno, tremendamente, perché se io fossi sano, ricco, felice, cosa potrei offrire al tuo amore di più veramente mio? Offriamo dunque il nostro dolore di ogni giorno a Gesù per aiutarlo così a portare la croce. Non so dove ho letto una volta così: chi guarisce fa un passo indietro. Allora tale sentenza mi sembrò assurda, o perlomeno un paradosso, ma la vita, che insegna tante cose, a poco mi ha fatto capire e sentire la grande verità della sentenza. Forse per questo Santa Ildegarda di Bingen scriveva: Dio non dimora
dei corpi sani. È certo di fatti che il dolore è il ricordo affettuoso di Dio, un atto d'amore. Chi soffre ascende, si fa più buono, si spoglia dalle vane scorie dell'orgoglio e della vanità, diventa cioè più se stesso. Soffrire quindi è rinnovamento e purificazione, desiderio di unirsi a Dio. Sì, io ho deciso, voglio soffrire. Gesù, Signore, voglio soffrire cantando, voglio amarti soffrendo. Preghiera alla Beata Pina Suliano, offertasi vittima per i sacerdoti, composta dal defunto arcivescovo Cataldo Naro. O Beata Pina Suliano, aiutaci sul tuo esempio e con la tua intercessione a fare di noi stessi, in unione al sacrificio del Figlio, un'offerta spirituale al Padre, vivendo la nostra esistenza in una trasparente testimonianza della gioia, dell'amicizia col Signore e nel generoso servizio ai fratelli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Preghiamo con l'intercessione oggi in memoria della Beata Pina Suliano per la santificazione dei sacerdoti. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hoc, et dimitte nobis de vita nostra, si poteva nos dimittium debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cuore divino di Gesù, manda molti e santi sacerdoti alla tua Chiesa. Cuore divino di Gesù, manda molti e santi sacerdoti alla tua Chiesa. Cuore divino di Gesù, manda molti e santi sacerdoti alla tua Chiesa. Tanto ergo sacramento, venere morgere in noi, ed antiquum documento, novo cena gritui, prestet fides supplemento, sensu defectui.
alleluia, alleluia. Benedettamentum in se avente, alleluia, alleluia. Oremus. Deus, qui nobis sul sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti, tribue quesus, itanos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis in nobis fructum tue iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Benedictus Deus, benedicto nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, veros Deus et veros homo, benedicto nomen Iesu, benedictum cor eius sacratissimum, benedictus sanguis eius preciosissimus, benedictus Iesus in santissimo altari sacramento, benedictus Santo Spiritus Paraclitus, benedicta Excelsa Mater Dei Maria Santissima, benedicta Santa Eius et Immaculata Conceptio, benedicta Eius Gloriosa Assuncio, benedictus Nome Maria Virginis et Matris, benedictus Santus Iosef Eius Castissimus Sponsus, benedictus Deus in angeli suis et in sancti suis. Christus regit, Christus regnat, Christus, Christus impera. Sesto sumo pontifici et universali patri, pax vita et salus perpetua. Thank you.
dolce.